L'equipe dell'ospedale pugliese in sala parto ha fatto di tutto per salvare la vita alla povera Katia, ma non c'è stato modo di fermare l'emorragia che l'ha uccisa dopo aver dato alla luce la sua bambina. Nemmeno le 9 sacche di sangue utilizzate per le trasfusioni sono riuscite a salvarla. A riferirlo il direttore medico di presidio dell'ospedale, il dottore Nicola Pelle, all'indomani della tragedia che ha fatto piombare nel dolore papà Giuseppe e la famiglia della donna, una fisioterapista 39enne originaria di Taverna e residente a Squillace. Io ho già preso visione della documentazione comunque e l'impressione, devo dire più che un'impressione, è che nella circostanza si sia verificato un evento non prevedibile e a un certo punto inarrestabile. Un caso ecco che diciamo può accadere perché anche attestato dalla letteratura scientifica. Comunque noi faremo le nostre indagini, la magistratura per la sua parte sta facendo le sue e sicuramente verrà fatta chiarezza sul caso, cosa è accaduto. La piccola Federica sta bene, la luce in una giornata buia. Sarà lei a ridare il sorriso al papà, che oggi però chiede solo chiarezza, chiede di capire come sia possibile che un giorno di festa, un momento atteso con trepidazione durante una gravidanza trascorsa senza problemi, si possa trasformare in un incubo capace di distruggere la vita e le speranze di una giovane famiglia. Io, se mi permette, vorrei esprimere le mie condoglianze ai familiari. È veramente un dramma. L'azienda, tutti quanti noi capiamo il dramma che stanno vivendo questa famiglia. Purtroppo stiamo nel campo della imprevedibilità. Io posso assicurare, anche da quello che ho visto, la documentazione sanitaria, che tutto il personale di questa azienda si è prodigato al massimo. Ha fatto tutto ciò che professionalmente doveva fare. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Oggi la riunione della commissione interna dell'ospedale pugliese per verificare se ci siano stati problemi organizzativi nell'affrontare l'emergenza. Nel frattempo la procura ha sequestrato la cartella clinica e ha disposto l'autopsia per chiarire le reali cause del decesso e per appurare se ci siano state responsabilità di tipo medico. Ad indagare la polizia di Stato, che ha ricevuto la denuncia dei familiari che si sono affidati ad un legale per capire cosa davvero è accaduto tra la nascita della piccola e la morte della mamma.